Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi facciamo nuovamente un video di prodotti finiti. Siamo di nuovo andati in diversi supermercati e abbiamo comprato qualcosina di nuovo che può essere utilizzato per una dieta vegetariana o vegana, oppure anche dei prodottini che magari ogni tanto io e Aurora proviamo che possono mangiare tutti, chiaramente, sia vegetariani, vegani che onnivori. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere due cose che mi sono state regalate, non abbiamo comprato noi, mi sono state regalate da mia mamma. Ciao mamma, la saluto. Questi sono semi di zucca salati. Mi sembra che mia madre li abbia comprati alla Bennett, non vorrei dire una stupidaggine, però mi sembra di sì, perché comunque mia madre bazzica sempre in due supermercati, quindi o la Bennett o Gulliver, che ci sono dalle sue parti. Comunque devo dire che questi semi di zucca, che oltretutto fanno molto bene, chiaramente fanno molto meglio quelli che non sono salati, però se volete uno stuzzichino o comunque qualcosa da mangiare come aperitivo potete benissimo comprarli, perché non penso costino tantissimo, ma devo dire che sono veramente sfiziosi e molto buoni. Questo è uno. Un'altra cosa che ha comprato mia madre e mi ha regalato sono queste sfogliette alle verdure. Anche questo è uno snack salato che potete utilizzare come aperitivo o comunque come snack a merenda, se volete levarvi un attimo l'appetito, se avete fame. Sono queste sfogliette alle verdure, come vedete sono di tanti tipi, sono colorate. Pensavo che fossero tipo le patatine, invece come consistenza sono quelle, però sono molto meno unte delle patatine e sono leggerissime, e devo dire che nei diversi gusti si sente davvero il gusto della verdura con cui sono fatte. Anche questo snack è senza glutine, quindi potete prenderlo anche come se siete celiaci, e soprattutto c'è scritto che non sono fritte, e forse è quello il motivo per cui questo snack risulta molto molto meno unto delle patatine che comprate di solito. Anche questo buonissimo, infatti gli ho detto che comunque se lo troveremo alla Bennett lo compreremo anche noi. Allora, altro prodotto che abbiamo comprato io e Aurora alla Bennett, questa volta abbiamo voluto provarlo grigliato. Esiste anche non grigliato, e sto parlando del tempeh. Allora, il tempeh è un alimento ricco di proteine, ricco di fibre e molto importante per le diete vegetariane e vegane, perché appunto è molto ricco di proteine, come dicevo. Di solito noi lo compriamo saltuariamente perché non lo troviamo dappertutto, qui nei dintorni si trova alla Bennett e non ci andiamo molto spesso. Comunque quando ci andiamo ci ricordiamo di comprarlo, perché è un elemento molto importante e soprattutto se cucinato bene è veramente buono. È un elemento fermentato, quindi fa molto bene all'intestino ed è per quello che è ricco di fibre. Questa volta l'abbiamo preso, come vi dicevo, grigliato per provare una cosa un po' diversa, se avesse un gusto leggermente diverso, perché comunque anche il tempeh, come il tofu, deve essere o marinato o comunque condito molto bene, perché non ha gusto. Questo grigliato devo dire sì che era buono, ma adesso non mi ricordo se forse costava qualcosa in più di quello normale, ma a livello di gusto non è che cambiasse più di tanto, perché comunque fa tanto come voi lo condite o lo speziate. Però ricordatevi che il tempeh è un elemento molto importante se siete vegetariani e vegani, e comunque è un alimento con cui potete variare la vostra dieta e mangiare qualcosa di diverso ogni tanto. È molto compatto come consistenza, e se lo cucinate o lo condite a vostro piacere come Dio comanda, devo dire che risulta molto buono. Questo, a differenza dell'altro, è già stato grigliato, quindi 5 minuti è cotto e ve lo mangiate.
Altro prodotto che abbiamo acquistato alla Bennett sono questi. È un prodotto vegetariano, non vegano, sono i Wurstel. Allora, devo dire che non capisco come la gente continui ad acquistare i Wurstel normali, quelli fatti di carne, anche perché se voi andate su qualsiasi piattaforma e digitate come sono fatti, soprattutto su YouTube, come sono fatti i Wurstel, penso che da onnivoro io non li mangerei più. E già facevo così quando mangiavo di tutto, perché sono veramente fatti con lo scarto dello scarto dello scarto, poi vengono speziati tantissimo e quindi risultano ottimi al palato, sia crudi che cotti. Però ragazzi, potete andare a vedere dove volete, i Wurstel sarebbe meglio evitarli. Come alternativa, oltretutto, c'è questa, che è un Wurstel vegetariano, e vi assicuro che l'ho già comprato più di una volta, quindi l'ho già mangiato più di una volta, hanno lo stesso gusto di quelli fatti con la carne. Io non so come questa marca riesca ad ottenere una speziatura del genere, ma vi assicuro che se mangiate uno di questi o mangiate un Wurstel fatto di carne, non noterete la differenza, sia come consistenza che come gusto. Anche questo è un prodotto che come ingredienti non ha niente di che. L'unica cosa che potete trovare sono gli stabilizzanti e i conservanti, che all'interno comunque dei prodotti che vi sto facendo vedere sono confezionati, quindi sono industriali. I conservanti li troverete sempre. Come vi dicevo, è un prodotto vegetariano, quindi, perché contiene anche l'albume d'uovo, quindi non, i vegani non lo mangerebbero. Comunque vi assicuro che come alternativa ai Wurstel normali, questi sono veramente eccezionali. Li cucinate come gli altri, li potete mangiare anche crudi, sono buonissimi davvero. Della marca IoVeg, questi li trovate alla Bennett. Altro prodotto che questa volta ho voluto cambiare e prendere sempre alla Bennett, l'ho trovato, ero attirato da questa cosa perché volevo vedere come un'altra qualità di seitan fosse, come gusto, come consistenza, o comunque come si riuscisse a cucinare differentemente da le solite cotolette di seitan che trovate in giro, che le potete cucinare in padella così come se fosse una cotoletta normale, le speziate. A chi non piace il gusto del seitan, capisco che comunque si sente molto un gusto particolare, perché essendo glutine puro non va neanche mangiato sempre, quindi ogni tanto per levarsi lo sfizio e mangiare qualcosa di diverso dal solito potete comunque acquistarlo. Ce n'è di tantissime marche, e questa volta, come vi dicevo, ho voluto prendere questo, un seitan bio ad alto contenuto proteico, di Terra Nostra Vegan. Anche questo lo trovate alla Bennett, non lo trovate nei frigo, lo trovate nel reparto dove c'è tutta la roba vegetariana, o comunque i semi, tutte queste cose qua, gli oli particolari, l'olio di cocco. Lo trovate lì, non è tenuto in frigo perché comunque è confezionato sotto vuoto. Questo, a differenza degli altri, non è fatto, come vedete dal disegno, a cotoletta, ma è molto informe, come non ha una forma ben precisa, sembra quasi fatto a mano, no? Impacchettato a mano. Quindi con questo io l'ho spacchettato, l'ho tagliato a striscioline sottili e ho fatto tipo uno spezzatino, o comunque degli straccetti di seitan. L'ho condito in padella con le mie spezie, un filo d'olio, l'ho fatto saltare
e 10 minuti facendolo saltare in padella, era cotto e pronto per essere mangiato. A livello di gusto, più o meno siamo lì, però devo dire che a livello di consistenza e di morbidezza, questo è risultato molto più morbido. Se volete prendere un seitan da farvi degli straccetti o comunque da non avere la solita cotoletta da mangiare che sembra una suola di scarpa, questo è un ottimo prodotto. Altro prodotto che vi avevamo fatto vedere in alcuni svuota la spesa, forse l'ultimo che avevamo fatto alla Lidl, abbiamo acquistato delle lasagne al pesto con tofu, sono queste. Di solito noi prendiamo quelle con ragù di soia, questa volta ho voluto variare e prendere queste lasagne con il pesto per provare a vedere com'erano. Devo dire che a livello di consistenza sono uguali alle altre con il ragù di soia, queste. Diciamo, a mio avviso, si sente un pochino il gusto dell'aglio dentro, quindi io preferisco quei pesti, non proprio la genovese con l'aglio dentro, ma quelli senza aglio perché mi piacciono un po' di più, anche perché quelli che trovate pronti, che non fate voi, hanno un elevato gusto di aglio all'interno, quindi non è che mi piacciono tantissimo. Se devo consigliarvi, queste, se volete provarle, provatele, però quelle con il ragù di soia sono molto, ma molto, ma molto più buone. Quindi, a livello di prezzo siamo sempre intorno dai 3-4 euro, quindi sono tutti prodotti che costano un pochino. Ultimo prodotto che vi propongo oggi, questa volta l'ho comprato al Tigros, nel repartino delle tisane, tè, tutte queste cosine qua. Io Aurora diciamo che beviamo spesso le tisane, soprattutto d'inverno, ma anche d'estate, la sera magari prima di andare a dormire ci facciamo una tisana. E allora ho comprato questa di infuso di rooibos con arancia. Ve la faccio vedere, non ho mai fatto vedere tisane che abbiamo acquistato perché questa, devo dire, della Via Verde Bio. È molto buona, la potete gustare così senza dolcificarla o comunque se volete dolcificarla con qualcosa, sciroppo d'acero, miele, quello che volete, o lo zucchero se usate quello. Devo dire che è molto buona al palato e ci sono all'interno 10 filtri. L'unica cosa che posso trovare da discutere su questa tisana è che i filtri sembrano quasi essere di un materiale che sembra quasi plastica. Non è proprio plastica, però io preferisco i filtri che già non fanno benissimo perché bisognerebbe prendere le tisane con le sfuse, però i filtri normali, quelli che trovate in commercio del tè, non questi qui che sono fatti, a me sembra, a dir vero, della plastica, però non voglio metterci la mano sul fuoco. Comunque, a parte questo commento sul filtro, devo dire che la tisana è molto gradevole e molto buona. Queste tisane non costano tantissimo, le trovate sempre nel reparto dove c'è, vi dicevo, tisane, tè e tutto il resto, al Tigros, e sono ottime. Bene, spero di avervi fatto vedere altri prodottini che magari non conoscevate o comunque che volete provare. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, un pollice in su e come al solito iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei nostri video. Ci vediamo ai prossimi prodotti finiti su Ginger Life e alla prossima. Ciao a tutti!